Andrea, un organizzatore infallibile. Sa che ho fatto un lungo sui conti, c'ho un'emergenza. Giada, una ragazza senza pretese. Oh, i bottoni. 3 settimane di tempo, 15.000 euro di budget. E io pago. E un matrimonio da organizzare. Sforato. Andrea incontrerà sul suo cammino molti ostacoli. Sapete che numero di giorno è oggi? Prenderà decisioni sofferte. Mi fa vedere quella più grossa. Ma il suo amore per Giada gli darà la forza per portare a termine la sua missione. Tutta la curva va. Riuscirà Andrea ad evitare che il sogno di Giada si trasformi in un incubo? Scusate, esco un attimo. Mi sa che sarà un disastro quel giorno lì. Il buongiorno si vede dal mattino e spesso comincia con un buon caffè al bar, come l'amore fra Andrea e Giada. Ci siamo conosciuti perché Giada è venuta a lavorare in uno dei bar. Lui si occupa sempre della formazione, quindi tutti i nuovi che arrivano passano sotto le sue grinfie. Quel contatto che era solo professionale, insomma, si è trasformato in qualcosa di più... In un morso. Da quando si sono conosciuti, Giada non ha occhi che per lui e punta dritta all'obiettivo. Ma basta, Giada, dai, su. Il colpo di grazia, diciamo, gliel'ho dato a Sacromonte. I see skies of blue. Si è innamorata dal primo momento in cui mi ha visto, mi sa. Andrea è la certezza, non so come dirtelo. Basta. Voglio sposare Giada perché sarà banale, ma mi sono innamorato. I see them bloom. C'è una casetta piccola così. Ma i due non hanno perso tempo e sono andati subito a convivere. Di una donnina piccola così. Abbiamo iniziato a convivere praticamente quasi subito. Dopo i primi appuntamenti sarà passato un paio di mesi più o meno. E il loro nido d'amore ha cominciato ad allargarsi. È il nostro Ale, il nostro cagnolino. La tua ormai, perché? Al bar Andrea è sempre in contatto con il pubblico. Anche femminile. Una gelosia. Io prenderei la testa e la metterei nella lavatrice. Non è gelosa Giada, no. Aspetta, scusa. No. Andrea ha fatto colpo su Giada scatenandole una grande passione per il barese. E non l'avessi mai fatto. Oh, è nato un ultra. Giada a casa non si annoia mai. È sempre impegnata a sognare il suo matrimonio. Ho fantasticato sul mio matrimonio troppo, forse. C'è sempre stato un file in aggiornamento di quello che voleva essere il suo matrimonio, capisci? Scegliendo ogni singolo dettaglio. Il colore dell'abito dovrebbe essere bianco o marrone. Un abito bianco. In questo sono già avvantaggiato perché so che è bianco. Penso che voglia un abito che copra un pochino quello che lei pensa che siano dei difetti, ma che per me non lo sono. Monospalla, molto ampio. Fare centro è dura. Giada, ti stupirò, non rimarrai delusa. Giada. Ti stupirò, non rimarrai deluso. Giada, ti stupirò. Ci hai convinto, Andrea. È giunta l'ora di lasciare Andrea alle prese con la sua sfida. Anche se non puoi. No. Anche se... E fa così? Il loro è un amore indelebile. Giada se l'è persino tatuato sul braccio. Sì, comunque è la cosa più bella che c'è. Giada si trasferisce dal padre per 3 settimane. Come farà a stare senza il suo amore? Fai una borsetta con
Ti prego, mettici poco. Io me ne torno a casa subito. E la valigia ha cominciato a pesare. Devi ancora partire. E gli occhi han preso il colore del cielo. La solitudine di Andrea dura poco. Ecco che il fratello Aldo e l'inseparabile amico Cristiano arrivano a dargli manforte. Andrea! Come va? Quando siamo arrivati era proprio... Sei anche commosso? Sei commosso, sì. Abbiamo fatto una bottiglia di vino, ce la beviamo, facciamo due chiacchiere. Ok. Vedere Giada sofferente lo ha sconvolto. Giada si trasferisce a casa del padre, dove è cresciuta dopo la separazione dei suoi. La faccio stirare un po', la faccio lavorare, così. Secondo me sarà già... No, è arrabbiato nero. Spaghetti con gli amici. È arrabbiatissimo. Vabbè, a queste 3 settimane allora. Hai visto com'è arrabbiato? Domani mattina? Dormire un po'. Mentre Giada vuole solo spegnere la luce, Andrea non riesce a smettere di pensare a tutto quello che avrà da fare nei prossimi 20 giorni. Lista di invitati. Ristorante, Aldo, Fedi, giusto? Attenzione che in tutto questo devo star qua dentro. È l'alba di un nuovo giorno a Varese e Andrea non ha tempo da perdere. Accompagnato dall'amico Corrado, per gli amici Dado, va in comune a fissare la data delle nozze. Disastro, come un disastro, ho dormito 2 ore. I due sembrano subito spaesati e rischiano di perdersi nei meandri del comune di Varese. Signora, niente, io mi sto per sposare. Sì. Avremo a disposizione il 28 febbraio. Il mio compleanno. Però è un martedì, Andre. Domenica? Per regolamento non lo sposiamo, è domenica. Allora, il giorno 28. 12 alle ore 11:30 abbiamo esatto. Detto, perfetto. Di venerdì a martedì non ci si sposa, non si parte, mi sembra che era. Ora è saltata fuori questa possibilità di farlo il 28 febbraio, che è il giorno del mio compleanno, poi sarà anniversario, compleanno, quindi l'abbiamo risolta bene, dai. Bravo Andrea, è passato un giorno e la data c'è. Ora manca solo tutto il resto. L'indomani Andrea si sveglia con un piano geniale per comunicare la data a Giada. Un piano molto rischioso. Se Giada non fosse allo stadio, beh, problema. Mi sembra strano andare a Varese, allo stadio, senza l'Andrea. È strano comunque sapere di andare solo con Ivan. Un grande sogno ci porta. Andrea telefona al responsabile commerciale del Varese Calcio. Le la spiego in breve, senta, io mi sto sposando, devo far sapere a Giada, che è la mia fidanzata, che quale sarà la data del matrimonio, insomma. Se è possibile fare un annuncio, lo speaker che dà l'annuncio della nostra data di nozze. Usalo! Una cosa... Quanto mi viene a costare? 200 euro potrebbe andare bene per te. Dai, ci sto dentro. Alto parlante, blim blom annuncio. La tifosa Giada Voltana. Ripeto. La tifosa Giada Voltana convolerà la nozze con Andrea il giorno 28 febbraio alle ore 11:30. Giada, mi vuoi sposare? Giada, mi vuoi sposare? Sì! Tutta la curva va. Doppietta di Giada. Il Varese ha vinto e Andrea le ha annunciato la data. Ben fatto. Non mi aveva mai fatto la proposta, non così. Cioè, ne avevamo parlato, abbiamo deciso, come dire, domani andiamo a mangiare fuori. Così, no. L'Andrea è proprio...
è il più bravo di tutti. Beh, idea buona, numero uno, veramente contento. 200 euro e io pago. Non è che adesso mi ha chiesto di sposarlo allo stadio e fa il matrimonio bianco-rosso, perché a me il rosso non mi piace. Già ti lamenti, Giada, ma sei proprio incontentabile. È passata quasi una settimana e Andrea inizia la ricerca di una location che soddisfi le aspettative di Giada. Questa qua la bella, no? Guarda che bella anche da fuori, il mio nome, eh? Villa Baroni, un albergo-ristorante che sorge sulle rive del ridente lago di Varese. Un ambiente che più classico non si può. Permesso. Buongiorno. La mia location ideale all'interno è moderna. Prego, non sono mai stato. Venga. E a te cosa non piace, Giada? Cornici dorate con dentro tutte queste donne, gli stucchi. Per me sono tutte muffe, uguale, la stessa cosa. La location è piena di addobbi floreali. Piaceranno a Giada? Non mi piace il fiore, non mi piace la pianta, non mi piace mangiare con i fiori sul tavolo. Mi piacerebbe avere uno spazio molto grande dove poter sbizzarrire con l'allestimento. La seguiamo. Questa si chiama la sala specchio, che è comunicante poi con una porta a vetro con la veranda. Con metà ospiti in una sala e metà nell'altra? 50 e 30 sì. Di qua. Gli sposi in mezzo cosa mangiano? Sotto la porta, sotto lo stipite, no? Mi dovete apparecchiare due tavoli perché mangio una cosa di qua e una di là, almeno. 80-85 massimo, non riusciamo proprio... Va bene. Peccato che Andrea avesse in mente almeno 100 invitati. Poco male, cercherà altrove. Dopo la delusione, Andrea va dal suo pasticcere di fiducia per ordinare la torta nuziale. Ciao Andrea, tu bene? Senti, io come idea avevo una mille foglie. Una mille foglie, abbastanza facile, semplice, che può piacere a tutti. E poi soprattutto piace a me e alla mia futura moglie, uno dei dolci che ci piace di più. Se fosse per me non ci sarebbe la torta. Ci sarebbero una serie di cupcake piuttosto che delle monoporzioni. Quanto si può girare? Ma se siete in 100 persone, una torta, da come ho capito, siamo sui 600 euro. Insomma, 600 bombe non me ne aspettavo, mi aspettavo qualcosa di meno. 600 euro per la torta e non ha ancora scelto una location. Mi raccomando, riflessivo, dammi retta. Stammi addosso. Io ti sto addosso. Questa volta siamo a Cantello, in provincia di Varese, per visitare un altro albergo-ristorante. La seguiamo, signora. Sì, faccio tra lei. Nel frattempo, Giada visita la location dei suoi sogni con gli amici Ivan e Valentina. Questo spazio mi piace perché ha questo stile newyorkese, un po' industriale, che mi piace il fatto che sia rivisitato e adibito a qualcos'altro. Quando decidi di sposarti, piuttosto che ti si propina tutta la classica location del 1800 e tanti, con stucchi, muffe varie, dico no, non se ne può più, non mi piacciono. Il ristorante che Andrea sta visitando è spazioso e si sviluppa in ambienti separati tra loro. Allora, questa è la filanda. Cos'è che fa andare la filanda? È chiara la faccenda, sono quelle come me. Dopotutto l'ambiente è moderno, proprio come piace a Giada. Che stavolta Andrea abbia fatto centro? Fermi tutti! Giada non aveva detto qualcosa sul rosso? Non è che adesso mi ha chiesto di sposarlo allo stadio e fa il matrimonio bianco-rosso, perché a me il rosso non mi piace. Ed ecco la sala da pranzo. Bianco e rosso, proprio come non voleva Giada. Questa è la zona lounge, lounge e disco. Il nostro prezzo quest'anno è attorno ai 98 euro, tutto compreso. Mi piace l'idea di poter fare un percorso anche
magari non fare tutta la cena seduti. Al tavolo poi due antipasti, poi due primi piatti, un secondo piatto generalmente di carne con dei contorni, un dessert servito al cucchiaio e una torta nuziale. Oh, sospiro di sollievo. Ho visto un posto stupendo, saremo una novantina di persone più o meno, 90 euro, facciamo anche 100 euro, saranno per eccesso, dai, siamo sui 9.000 euro. Posso veramente fare a meno di andare a vedere altri posti. 9.000 euro per il ristorante, ma è più della metà dell'intero budget. È un nuovo giorno e Giada riceve la visita della sua inseparabile gemella Perla, venuta ad infonderle un po' di ottimismo. O almeno questo era l'intento. La data del matrimonio non mi sono lamentata. Di Venere e di Marte non ci si sposa e non si parte, quindi già... Mentre Giada e Perla demoliscono l'operato di Andrea, il futuro sposo opta per l'invito telefonico, un metodo pratico e poco costoso. Niente, qua non c'è nessuno. Non è che potrà allargare gli inviti all'infinito, perché se deve fare tutto e star dentro questi 15.000 euro, non potrà mai chiamare zii, prozii. Zio, cugino, ma lo zio è in casa? Però io non mi sarei mai sposata il giorno del mio compleanno, del compleanno del... Perché è vero che ti sposi per stare insieme tutta la vita, ma è anche vero che ultimamente non è sempre così. Beh, non sarà il mio caso. No, assolutamente, che ci mancherebbe. Scherzi. Però, Perla, tu sì che vedi il bicchiere mezzo pieno. Povero Andrea, già è difficile accontentarne una, figuriamoci due. Dopo aver parlato con tutti gli invitati, Andrea prova a ricucire il difficile rapporto tra Giada e sua madre, invitandola al matrimonio. Penso che lo saprai già che ci sposiamo io e Giada, immagino, no? Sì, va bene, cioè consenti noi, per noi va benissimo. Bravo Andrea, ti sei tolto un bel peso. Ma avevo paura che non vuole essere niente. Meno male, va. Giada, in compagnia della sua amica Daniela, inizia a fantasticare sull'abito dei sogni. Ciao. Ma più che un sogno, la ricerca di Giada sembra un incubo. Soprattutto per la commessa. Ti dico quello che non mi piace, facciamo okay. Prima. Niente scola cuore, niente pizzo. Una cosa così tutta in tulle? No. Una cosa così? No. Sono queste balzette qua che non mi piacciono. E se non ce la fa un'esperta del settore, figuriamoci un trio di dilettanti composto da Andrea, il Fido Cristiano e il fratello Aldo. Questa è una fusciacca che... Fusciacca? Tafta. Kafka era un'altra persona. Tafta. Malgrado le perplessità iniziali, Giada prova il primo abito e capisce cosa vuole. Ma non vorresti provare anche qualcosa di più corto, senza strascico? Già scendiamo a compromessi. Direi che su questo non si transige. Abbiamo la gonna ampia, un po' di strascico. Lo strascico, questo sconosciuto. Strascico però, non so, per me. No, per me troppo strascico. Giada prova il secondo abito e lo impreziosisce con un tocco di colore, il suo preferito. Eccolo qua. Bello. Il vestito è bello, però penso che non possa piacere a Giada, penso di no. Ne sei proprio sicuro? Mi sposerei tutta in marrone, sì. A me quello che non mi piace sono tutte queste balzine qui. Vabbè, neanche questo è il mio abito. Intanto tra i ragazzi la perplessità regna sovrana, ma Cristiano sblocca la situazione con un colpo di genio. Tu te li sei fatti appendere perché ovviamente vuoi avere una visione. Vuoi mettere sul manichino? Io li metterei su una persona. Però si muove, tu... capito? Cammina. Andiamo a trovare qualcuno, dai. E troviamo, dai. Chi troviamo adesso? Proviamo là. Non vogliamo neanche sapere come l'avete adescata. Ok, Sara, l'abbiamo fatta. Giada intanto ci ha preso gusto e prova persino il tulle. Il lago di cigni. E persino il pizzo. Io adesso esco
E non ti giri finché non te lo dico io. Girati. Wow. Dai, ti sta bene. No, ti sta bene. Sì. E alla fine un colpo di scena. Sono partita con l'idea che il pizzo era la cosa che mi piace meno in assoluto, non mi è mai piaciuto. E poi ho provato questo vestito ed è quello che fino adesso mi è piaciuto di più. Mi sa che sarà un disastro quel giorno lì. Dopo più di una settimana rimangono ancora molte cose cui pensare. Allora, devi darci un budget. Prima fra tutte, l'abito per Giada. Oh, i bottoni. Riuscirà Andrea ad accontentare una sposa che contraddice persino le proprie aspettative? Non voglio essere nei suoi panni, non riesco neanche a pensarci. E una futura cognata ancora più incontentabile? Metà delle cose non le io non le posso fare. Scusate, esco un attimo. A tra poco con Non ditelo alla sposa. Andrea ha un matrimonio da organizzare in 3 settimane. Lista di invitati, ristorante, ad, fedi. Attenzione che in tutto questo non star qua dentro. Ha già speso più di metà del suo budget. Per eccesso, dai, siamo sui 9.000 euro. C'è una sposa molto esigente da accontentare. Non è che adesso mi ha chiesto di sposarlo allo stadio e fa il matrimonio bianco-rosso, perché a me il rosso non mi piace. Riuscirà Andrea a compiere la sua impresa? Fare centro è dura. Missione abito da sposa. Ora che i ragazzi hanno trovato una modella, possono concentrarsi sull'obiettivo. Andrea è indeciso tra 3 modelli. Io propongo subito un sì per la modella, perché... Brava, grande Sara. Grazie. Vabbè ragazzi, come al solito, cioè... stiamo valutando il vestito. Bravo Andrea, richiamali all'ordine. No, non mi piace questo, signora mamma. Questo non ti piace? No. Nel frattempo Giada continua con le prove. Che sia questo l'abito giusto? Non riesco a respirare, ma questo è il mio vestito. Mi piace proprio questo pezzo qua, con tutte queste... Abbiamo trovato l'abito, è lui. È lui di 2 taglie in meno, ma è lui. Quando mi sono vista dentro quest'abito mi sono vista stranamente bella. Mi piace tutto, la forma, il colore, la gonna, la coda, tutto quello che mi piace in questo abito. Meno male che doveva essere ampio. E quello scollo non è un po' a cuore? Giada ha contraddetto tutte le sue aspettative. Ha dei gusti molto difficili. Non lo so come può fare l'Andrea, non voglio essere nei suoi panni, non riesco neanche a pensarci. Andrea, ti ricordi tutte le indicazioni di Giada sull'abito dei sogni? Ecco, bravo, dimenticale. Questo mi piace molto, ragazzi. Molto? Sì. La gonna no. Corpetto? Il modo di coprirlo. Corpetto? Per l'altro. Sì. Terzo e ultimo tentativo. Allora è perfetto, cioè sono convinto. Quel corpetto. Corpetto, quello lì bianco-bianco, la parte inferiore. Corpetto di un abito e gonna di un altro. Non sapevamo che fosse uno stilista. E per finire... un coprispalle. E siamo a 1.800 euro. Va bene. Ah, però, 1.800 di abito, 7.600 di location e fanno 10.400 euro. Tranquillo, Andrea. Tanto mancano solo le scarpe per la sposa, le fedi, le bomboniere, i fiori, il fotografo, l'addio al celibato e quello al nubilato. E l'abito dello sposo? In cassa rimangono meno di 5.000 euro. Giada, preparati a fare delle rinunce. Mancano meno di 2 settimane ed è il momento di dedicarsi a se stesso e al proprio abito. Siccome ho un budget un po' limitato per realizzare tutta l'operazione, ho messo un 800 euro. Ho scelto un negozio un po' troppo classico, forse. Fortuna che c'è Dado, che si trasforma nel suo consulente di immagine. Mi faccio dare un po' di abiti da provare e starò qua un po'.
po' in difficoltà in questo momento. Andrea brancola nel buio. Riuscirà a fare centro? Non mi piace proprio l'abito. Cioè, non sa che cosa vuole. Io pensavo che lui avesse le idee più chiare. Ecco che inaspettatamente avviene il miracolo. Bello. L'abito, la camicia, i gemelli, il panciotto, la cravatta, la cintura e le scarpe ci sono. Ma adesso arriva la nota dolente. Sono 902. Sforato. Ha sforato il budget. O si fanno saltare 100 euro dall'addio al nubilato. Stiamo zitti, non diciamo niente. Il budget era quello. Dopo un travaglio di 5 ore, lo sposo ha il suo vestito e la sposa ha 100 euro in meno per il suo addio al nubilato. Il giorno seguente, Giada e Perla sono in un bar che pensano al matrimonio e cercano di carpire informazioni proibite. Chiamo Corrado e... Pronto? Ciao, sono Perla. Sì, ciao. Una cosa su tutte, Andrea come sta? Piange tutti i giorni, guarda, io guarda, ho finito i fazzoletti. Senza particolari però vorremmo sapere, budget finito o è avanzato qualcosa? Ma qua mi chiede se il budget è finito, sono domande tendenziose queste, anche. Non si può... Sapete che numero di giorno è oggi? Non si sente più niente, ciao. Niente da fare, ragazze, bisogna stare sulle spine fino all'ultimo. Intanto arriva Daniela e l'argomento di conversazione è sempre quello: il matrimonio, l'abito e tutti i dettagli. Sa tu di che colore sarai? Non hai detto che sarai bianco? Beh, se vuole marrone va benissimo. Beh, sai, magari si è fatto consigliare di... da chi? Da quei due debosciati. Sull'altro versante le preoccupazioni sono altre. Serata tra uomini. Con la scusa della partita si ritrovano d'Andrea per estorcergli una somma per l'addio al celibato. Allora, devi darci un budget. È giunto il momento che tu ci dica che budget ci dai. Da barista a ragioniere. Dai, commercialista. 5, 79, 45, 1, 2, 3. Bevi qualcosa. Dai, forza. Bevi qualcosa. 800 euro. Poi te la faccio firmare. 800 euro. 801. 802. 803. Affare fatto. Grande Andre. Il giorno dopo, il gruppo aspetta Andrea nel luogo prefissato per dargli il benvenuto che merita. Andrea, io ti vedo veramente molto male oggi. Sì, io ti vedo spero, male a te. Spero che tu abbia fatto una buona colazione. Non vorresti perché essere nei miei panni. Ci vogliono molte energie oggi, ci vogliono molte energie, veramente. Però sono 9:30, cominciamo bene. Le intenzioni del gruppo sono chiare, ma la destinazione? I ragazzi stanno portando Andrea al carnevale di Viareggio per una 2 giorni di fuoco. Come da tradizione, si procede all'umiliazione sistematica dello sposo. Aspetta che dobbiamo fare le labrone belle. Andiamo, ragazzi. Questi potranno andare avanti ancora un bel po', perché abbiamo appena cominciato. Festa, la festa, 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 festa. 1, 2, 3. Toda gioia, toda bellezza. La festa è finita. Adesso si tratta solo di raccogliere i cocci prima di tornare a casa. Ciao.
un fiore. Ma che roba. Dopo due giorni di follie, è tempo di ricomporsi. C'è un matrimonio da organizzare e manca meno di una settimana. Giada, accompagnata da Valentina, si rilassa con una seduta da Claudia, la sua amica estetista. Ma pensi che sia a buon punto? O si sia impanicata in qualcosa? No, quella che va in panico, quella che gli si spegne la luce sono io, quindi penso che sia a buon punto. Non proprio, Giada. Andrea deve ancora sbrigare molte incombenze. I bouquet, e sono 190 euro. L'accordo col fotografo, 890 euro. Le fedi, e sono altri 490 euro. E non ultimo, si concede lo sfizio di acquistare il corredo intimo che Giada indosserà il giorno delle nozze. L'impaccio di Andrea si commenta da solo. Non ci stanno? Mi fa vedere quella più grossa. Certo. Mancano 4 giorni e un furgone preleva Giada a casa del padre. Oggi si festeggia l'addio al nubilato. C'è una sorpresa di Andrea per te. Agitazione. Sorpresa! Le ragazze sono pronte a partire. Ma per dove? Let's go, girls. Spero non ha le terme, perché vabbè che sono dimagrita, ma voglia di andare in costume non ne ho tanta. Come non detto, Giada, un bel centro termale. Lui non è che se ne va, ci riporta dopo, certo. Vero? Buongiorno. Andrea vi ha fatto una sorpresa, mi ha prenotato il centro benessere. No. Wow. Mia sorella. Ma qualcosa doveva andare storto. Perla non sembra gradire la sorpresa. Metà delle cose non le posso fare perché sono incinta comunque. Non voglio fare niente, voglio farmi venire a prendere la mente. No. Scusate, esco un attimo. Dai, Perla, non te ne andare. È la festa di Giada. The show must go on. Giada non è il tipo da farsi rovinare il suo momento. Basta un messaggio di Andrea per farle tornare il sorriso. Che brutto il regalino che vi ho fatto. Ora rilassatevi, Andre. La muta! Ci voleva un massaggio dopo tutto questo stress. Ah, che relax. Il tempo scorre allegramente, ma ovviamente Giada non mette da parte i pensieri. Sono partita di casa dicendo: col pullman dove andiamo speriamo non ha le terme. Sì, quindi mi arriverà. Cosa ti detto? Il ristorante, l'abito di pizzo, le terme sono già arrivate, tutto. Il matrimonio rosso. Ci puoi scommettere? La giornata procede a gonfie vele. Le ragazze hanno solo un piccolo appunto. Avrei osato su altri costumi. Cioè, io il costumettino non l'avevo mai messo. Andrea è una scelta proprio pessima. Cioè, sono orribili. A martedì che arrivo in fretta. Cioè, alla scuola. Le ragazze hanno sforato di un'ora e nessuno è venuto a prenderle. Andrea le ha lasciate a piedi. E proverò a chiamare Dado. Decidono di attrezzarsi da sole. All'inizio pensavo fosse uno scherzetto della serie mi sono ricordato di tutto, adesso andate a piedi. Adesso penso che forse ha finito il budget. Io direi secondo giro. Brave ragazze, teneteci sopra. Mancano solo 2 giorni al matrimonio e all'indomani della prova dell'abito da sposa, Andrea va a comprare le scarpe per Giada. Allora, siccome mi sposo, martedì tra l'altro, quindi sto cercando delle scarpe per la sposa. La commessa presenta ad Andrea alcune opzioni, ma lui non si sente sicuro del colore. Se lo vedi bene alla luce è bianco, sì. Però se lo vedi dentro forse il giallo di quest'oro qua. Intanto anche Giada pensa alle scarpe.
e in un negozio elegante si innamora di un paio di scarpe molto poco nuziali. Non me ne frega niente se non si può mettere nero a un matrimonio. Avessi un abito semplice, userei una scarpa così, nera. E il povero Andrea che si preoccupa per il colore. No, io adesso tra queste due. Chiuso, basta, va bene. Ok, fatto, deciso. Come siamo? Prezzo? Allora, questa costa 3,20. Ho fatto un boom, un fuori budget. Andrea e il risparmio non vanno molto d'accordo. Manca un giorno. È arrivato il momento di scoprire l'abito. Giada si reca all'atelier accompagnata dal papà Gianni e dalla sorellina Noemi. Andrea ha fatto combinare la gonna di un abito e il corpetto di un altro. Il risultato piacerà alla sposa? Scopriamo. Beh, bianco e bianco. Bianco e bianco. Ti piace? Sono così grossa. Beh, adesso lo dobbiamo fare. I bottoni. Possiamo toglierli, vero? Adesso ne parliamo. Sì, sì. Proviamolo, dai, così vediamo se sta bene o no. Però giusto è giusto, eh? Va bene. Mi piace l'organza tantissimo. Comunque l'abito è bellissimo. Possiamo andare a prendere una cosa in macchina? Gianni ha un regalo per Giada, che non regge più all'emozione. Ma le emozioni non sono finite. Giada deve ancora vedersi allo specchio. Oh. È bellissima, eh? È stato bravissimo. Giada si è convinta persino sui bottoni. Lasciami il bottone. Ma purtroppo c'è un imprevisto. Mi pizzica troppo. No, mamma mia. Giada è allergica alla lana mohair. La commessa propone un'alternativa piuttosto dispendiosa. Questa mi piace molto. Chiedete all'Andrea per cortesia se ha il budget per noleggiare la stola, perché il coprispalle mi fa allergia. Andrea è a casa che prepara una sorpresa per Giada. I cartelli che la guideranno verso il comune. Non si aspetta la richiesta di Gianni. L'abito gli è già costato 1800 euro. Pronto? Ciao Andrea, sono Gianni. C'è un problema. Il coprispalle che gli hai preso gli fa allergia. Ha provato una stola di visone. Sì. Il costo del coprispalle è pari al noleggio di questa stola. Il coprispalle comunque devo portarmelo a casa? Per forza, perché ormai l'hai comprato ed è tuo e non si può fare a cambio. Tu ce l'hai come budget? Ci devo pensare un attimino. E vabbè, Giada, domani si vedrà. Ora goditi l'attesa. Andrea sta lasciando l'appartamento a Giada per il giorno del matrimonio. Passerà la notte a casa del padre. Prima però deve andare all'atelier per saldare il noleggio del coprispalla in visone. Non è possibile. Supero limite carta, mi dà. Prima. Vuoi provare a rifarlo, magari un... Beh, io posso provare, però grazie, se sì, ti dice così... Prova, magari. È fatto. Andrea non ha i 250 euro necessari. Deve rifare i calcoli per capire dove ha sbagliato. Cosa gli sarà sfuggito? Mancava l'intimo della Giada. L'intimo! Calcolando anche quello, in cassa rimangono solo 150 euro. Ne mancano ben 100 per il coprispalla.
E adesso? Chiedo a mio fratello se mi dà 100 euro e... Mirabi, ciao, com'è? Mi sa che ho fatto un lungo sui conti, c'ho un'emergenza. Andrea chiama, la famiglia risponde. Roberto, che vive alle Isole Canarie, è sbarcato in Italia ieri sera. Il suo aiuto si rivela provvidenziale. Sforare il budget è vietato dal regolamento, ma visto che sei stato così bravo, facciamo uno strappo alla regola. Te capì, fratello è arrivato da Lanzarote, ti ho già fatto cacciare 100 euro. Meno male che sei arrivato. Che non si ripeta più. Il grande giorno è finalmente alle porte. Domani mi sposo e le emozioni adesso sono confuse. L'emozione è fortissima. Il momento più bello di tutta questa esperienza sarà domani, quando avrò già da davanti finalmente. Ma gli ostacoli non sono ancora finiti. No, non mi vanno bene. A tra poco con Non ditelo alla sposa. Le 3 settimane di tempo e i 15.000 euro di budget sono finiti. Il giorno prima del matrimonio, Andrea si è trasferito dal padre per lasciare la casa libera a Giada. A poche ore dalle nozze, l'emozione è tanta. Domani mi sposo e le emozioni adesso sono confuse. Una su tutte è la nostalgia dell'Andrea, adesso, in questo momento. Il momento più bello di tutta questa esperienza sarà domani, quando avrò già da davanti finalmente. Quello sarà il momento più bello. È la mattina del grande giorno. Giada è convinta che Andrea abbia dimenticato trucco e parrucco. Ma alle 8:30. Ciao. Pensavo di dovermeli fare io e quindi 3 ore non mi sarebbero bastate. E subito dopo ecco che arriva una truccatrice speciale. Ma la persona più attesa si fa aspettare. Ma mia sorella quando arriva? Intanto Andrea inizia la sua vestizione. E la tensione si fa sentire. Non me ne frega più di niente, praticamente. Voglio vedere Giada e basta. Muovetevi che vi sento da giù. Finalmente ecco Perna con le cugine. Ci sono subito lacrime. Non piangete perché è meno, Stai piangendo te? Allora? Dai, Giada! No, ti ho preso un cazzo! Oh mio Dio, rose? Puzzano. Giada, non ti preoccupare. Andrea ha pensato anche al doppio bouquet. Sono finalmente arrivate le scarpe. Ma non tutto può filare liscio. 37. Porca. Dici di no? Ma sì, ma magari, cioè, sono spuntate. Ma sono un numero meno, non mi vanno bene. Stanno male? Non mi sì, non ci sto dentro col piede. Dai, che mi devo sposare. Andiamo? Andiamo, dai. Sono le 11. Andrea va ad aspettare la sposa. Comune? Vedi tu? Così Giada non si può perdere. Anche gli ospiti sono arrivati. Manca Giada. Ma come sarà? Penso in arrivo. Intanto Giada ha un problema da risolvere. Ce n'hai un paio di sneakers? Sì. Bianche? Sì. E allora va bene. Metto quelle lì, poi le cambio. C'è uno sposo che aspetta. Giada si prepara a raggiungerlo. Oh, sono le 11:20. Aspetta, ma la sposa aspetta. È sempre in ritardo. Ma prima fa un altro tentativo con le scarpe. Le scarpe sono un numero meno, ma con le calze vanno bene. Sono perfette? Sì. E anche l'ultimo ostacolo è superato. Andiamo. Giada scopre che si sposerà proprio dietro l'angolo. Sono stato tranquillo fino a ieri sera, adesso però sono proprio agitato.
Oh, amore. Signor Andrea Borrelli, intende di unirsi in matrimonio con la qui presente signora Giada Voltan? Certo che sì. La signora Giada Voltan intende di unirsi in matrimonio con il qui presente signor Andrea Borrelli? Sì. In nome della legge dichiaro che il signor Andrea Borrelli e la signora Giada Voltan sono uniti in matrimonio. Splendida cerimonia, è tempo di partire a bordo di una carrozza. Ah, no, non proprio. Arrivati a destinazione, Andrea deve superare l'ultimo esame. La location mi lascia un po' così. Prima di giudicare, guardiamo. Rosso. Pesante questo rosso. Giada ci tiene molto a ribadire questo concetto. Ma rosso a parte, qual è il responso della sposa? Che non ti piace. No, sì. No, mi piace. Non l'avrei mai scelta, ma bellissima. Bene. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, il buffet va bene. Se lo riforniscono va bene. Se no, uno mangerà una cosa e l'altro la mangerà un'altra. Ah, ma è proprio un po' kitsch. Da poi arrivano anche le ragazze. Eh? Il pulmino non te l'ho pagato, e ho pagato delle ragazze che verranno a fare, sto scherzando. Le corna a matrimonio non vanno bene. Amore, adesso guardiamo la sala. Giada, non gliela vuoi proprio dare una soddisfazione al tuo Andrea? Oh, sì. Sì, perfetta. Non mi piace tutto. Mi piace il bianco, mi piace il verde, segna posto, si è sbattuto proprio. Non c'è un tavolo quadrato, rettangolare, bravo. Il voto di Andrea per tutto quanto è 10, su tutta la linea. Andrea è promosso a pieni voti, che inizi la festa! Giada, oggi l'ho vista soddisfatta e molto felice. Secondo me Andrea ha azzeccato tutto, più o meno tutto. Meno male che l'Andrea non ha utilizzato tutti i consigli che gli abbiamo dato noi, se no veniva fuori un pandemonio. Esatto. Devo mangiare così? Avete visto? Girati. Felice per mia sorella perché l'ho vista felice. Andrea ha scelto bene. Ho sposato l'uomo giusto. Niente, questi due qua non lo so, sono entrati nel loro armore. No, davanti perché? Don, come vivrai adesso?